Ciao a tutti e benvenuti nel primissimo try on haul dell'anno. Io felicissima anche perché questo video è in collaborazione con Amazon, che voi sapete essere la mia piattaforma del cuore. Abbiamo alle spalle comunque un anno che è stato molto intenso, molto forte sotto tanti punti di vista. Quindi ragazzi, ho pensato di raccontarvi un pochino anche quelli che sono i miei buoni propositi per questo nuovo anno, staccandomi dal lavoro e parlando proprio di me stessa e anche collegandomi ovviamente al discorso dell'abbigliamento per rimanere a tema con il video. Il mio primo obiettivo è quello di mantenermi più attiva. Dopo tutto quello che è successo sono diventata ancora più sedentaria, infatti ho preso anche un tapirulan di quelli piccini salva spazio proprio da casa, proprio per camminare, almeno per mantenere insomma il movimento di base. Poi gli allenamenti li rivedremo più avanti, e vi devo dire che il tappeto è stato un ordine fantastico, ne sono estremamente felice e soddisfatta, mi sta aiutando tantissimo in questo senso. Altro obiettivo che ho per quest'anno è continuare a curarmi del mio aspetto estetico anche quando sono dietro al PC, quando lavoro da casa. Sembrerà una banalità, ma vi dico che emotivamente vivo in modo totalmente diverso le giornate quando resto tutto il giorno in pigiama e struccata. Non che per essere aggiustati bisogna essere per forza truccati, questa è una mia cosa, perché comunque rimane anche una mia passione e mi piace truccarmi, però sto tranquillamente, esco tranquillamente anche struccata, non è quello. Però vi dico che emotivamente, almeno per quanto mi riguarda, se al mattino io mi aggiusto un attimino, ho poi un impatto diverso sull'umore per tutta la giornata. Altra proposta, e questo si lega molto al discorso dell'abbigliamento, è che non voglio privarmi di acquistare dei capi che mi piacciono, magari dei vestitini, degli abitini eccetera, perché ovviamente adesso, soprattutto per quanto mi riguarda che lavoro da casa, quindi le occasioni per uscirne si sono ridotte tantissimo, però se vedo un capo che proprio mi piace non voglio privarmi di acquistarlo, perché le occasioni verranno. Io voglio rimanere con una mentalità molto 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 positiva. Potrebbe sembrare una cosa molto superficiale, però sono quelle piccole cose che uno fa per se stesso che non devono mancare. Detto ciò, fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri buoni propositi per questo 2021. Cominciamo quindi con il video, perché ho delle cose carinissime da farvi vedere. Allora, vi dico, sto comprando un sacco di abbigliamento sportivo, inteso proprio come tute eccetera, perché obiettivamente, a parte che è una tipologia di abbigliamento che a me piace molto e anche per stare in casa mi rende comunque curata, non è comunque il pigiama, e se mi capita di dover uscire per fare la spesa io esco tranquillamente con la tuta senza problemi. Prima di passare a tutti quanti i capi vi faccio vedere però degli accessori che ho preso, che sono fighissimi. Sono entrambi di Tommy Hilfiger. Guardate che bello questo bracciale, è bellissimo. Vi devo dire che io ho diversi accessori di Tommy Hilfiger, così come ho diversi capi d'abbigliamento, e hanno una qualità veramente ottima. Ho anche delle borse di questo brand e nel tempo durano, sono veramente di ottima qualità. Spero che stia mettendo a fuoco, però è meraviglioso. Io amo tantissimo anche i Kidult, ad esempio, quelli rigidi, però vi dico che d'inverno sono abbastanza scomodi per i maglioni, ma soprattutto quando poi si infila al di sopra il cappotto, li trovo abbastanza scomodi. Per l'inverno preferisco i bracciali morbidi. Questo è veramente carinissimo, perché è anche luminoso, però rimane molto delicato. Bello, 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 bello. Questo mi è piaciuto subito, appena l'ho visto, ho detto no, vabbè, meraviglioso, e dal vivo è ancora più bello. Poi, sempre Tommy Hilfiger, qui ci sono due orecchini che sono pazzeschi, che poi in realtà è un 2 in 1, perché questa parte con gli strass si può togliere e rimane soltanto la pallina. Lo metto al secondo buco perché il primo io l'ho già occupato dei miei orecchini, quelli che tengo sempre, senza che sto a togliere fare. Allora, quindi può rimanere o solo la pallina argentata, e anche questo forse c'era anche dorato, non vorrei sbagliarmi. Comunque vi lascio il link di tutto nel box informazioni. Cosa molto intelligente qui, non so se riesco a farvi vedere, ci sono 2 fori, perché così almeno potete regolare dove metterlo in base alla lunghezza del vostro lobo, perché praticamente il concetto è che si vede la pallina e poi l'asticella sta dietro e compare, vedete, la striscettina con gli strass. Cioè l'idea è sfiziosissima. Ok, spero di averlo messo nel forellino giusto, non lo so perché ho lo specchio lontano quindi non riesco a vedere. Cioè guardate che carino. Ora considerate che lo sto tenendo al secondo buco, messo al primo buco qui viene proprio... è carinissimo perché compare questa strisciolina di strass, cioè delizioso, è fighissimo. Sempre Tommy Hilfiger, perché io adoro questo brand, e su Amazon si trovano un sacco di capi, accessori, appunto borse, tutto di questo brand. Guardate che bello questo reggiseno. E di questo ci sono diversi colori, io l'ho preso grigio. Ha dentro la coppa preformata, non ha ferretti, però appunto ha la coppa preformata. E io questo l'ho pensato principalmente per un maglione che ho. Allo scollo a V, però io lo metto con la spallina scesa e mi piaceva troppo l'idea di avere questa fascetta così spessa che si vedeva. Se volete, se è ancora disponibile, vi lascio nel box informazioni anche il link di questo maglione.
maglione che vi stavo dicendo. E cominciamo quindi con i capi. La prima cosa che vi mostro è questa tuta, vi passeranno delle clip qui accanto che ho filmato con i capi indossati, appunto così potete vedere anche la vestibilità. Nel box informazioni, oltre al link dei capi, vi scrivo anche la loro taglia. Questa ad esempio è Europa, è una taglia 42, perché quando l'ho preso era consigliato di prendere una taglia in più se si voleva una taglia comoda, insomma. E vi devo dire che così per me è perfetta, perché io nell'ultimo periodo sto un po' odiando le cose strette, cioè amo qualunque capo che sia morbido, lo adoro. Non lo so, con i capi stretti mi sento scomoda ultimamente, mi sento a disagio. Sarà che sono talmente abituata con le tute ormai, non so se è per questo, però anche le tute stesse non le voglio più che mi stringono, mi fanno, cioè devono essere proprio comode. E questa quindi è la taglia perfetta. Io di questo pantalone di tuta adoro il tessuto, la vestibilità, il materiale, cioè è bellissimo. Poi guardate che carino qui. E vi devo dire che questa marca Superdry ha un sacco di articoli, ho preso anche una felpa che poi vi mostro sempre di questa marca, bellissima, materiale meraviglioso. Infatti penso che prenderò anche altri capi di questa marca, perché hanno una qualità eccezionale, cioè poi questo rosa è bellissimo. Vi piacciono le tute? Io le amo. Poi voi sapete che io sono un amante delle t-shirt, e soprattutto con stampe particolari, tipo dei cartoni animati, dei film, delle cose. Adoro. Ho trovato questa con il logo qui di Wonder Woman, cioè, e l'avevo pensata proprio con questo pantalone di tuta, stanno benissimo insieme. Per le t-shirt io sto prendendo sempre delle M, mi trovo molto 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 più comoda. Arriviamo quindi alla felpa di Superdry, che vi dicevo che è pazzesca, perché questa felpa per me è pazzesca proprio. Cioè guardate la stampa. Cosa non è questa felpa? A parte, vi dicevo, hanno proprio un materiale meraviglioso. Io non so se si riesce a percepire anche dal video, spero di sì. Hanno proprio un materiale, sono proprio fatte bene, rifinite bene, sono proprio belle. Di questa apprezzo molto anche proprio il modello stesso, perché non è uno di quelli larghi, ma rimane un pochino più avvitata. Avvitata ma non stringe, insomma, comunque comoda. Al cappuccio, no ragazzi, è bellissima, cioè io l'adoro. Questo pantalone è sempre di tuta, però un pochino più particolare, di quelli che rimangono un po' più casual. Io li adoro, adoro questo genere di pantaloni, però lo voglio rendere e prendere una taglia in meno, perché questo mi va, per il modello che è troppo grande. Che taglia avevo preso? Questa è una M, però mi veste un po' troppo morbido, e quindi voglio renderlo e prendere una taglia di meno, perché questo è il materiale di una tuta. Vedete anche sopra qui con il laccino, fatto proprio con una tuta. Però guardate, intanto già qui ha queste tasche laterali, che però rimangono ben adese al pantalone, quindi non sono gonfie, insomma. E poi guardate qui sotto il risvoltino, come i pantaloni. Cosa stiamo parlando? Ma quanto è bella questa tuta. E insieme vi dico, queste due mi piacevano da impazzire. Poi questa felpa, che bella, è la semplicità fatta felpa, ok? Però mi piace proprio per questo motivo, perché è di questo bellissimo colore bordeaux, meraviglioso, ma è sempre un po' slim, quindi non è di quelle larghissime, non ha tasche e non ha stampe, quindi è proprio liscia. Anche questo è ottimo materiale. Vi dico, sono veramente soddisfatta di questo ordine. Io devo cambiare soltanto due cose: la prima è il pantalone, perché voglio prendere una taglia meno, e poi l'altra cosa, poi ve la mostro, vi farete una grande risata, perché va bene. Altro buon proposito che dovrei aggiungere per quest'anno è cercare di essere un pochino meno rimbambita, ma ci stiamo lavorando, insomma. Questa felpa bordeaux io l'avevo presa pensandola insieme al pantalone grigio, questo pantalone grigio di Nike. Il pantalone mi piace e lo tengo. Questo io per ora posso utilizzarlo solo in casa, perché non ci potrei uscire, in quanto non è felpato, è un pantalone di quelli lì, insomma, un po' più di mezza stagione, più sottile, insomma. Carinissimo, però semplice. Per me un requisito fondamentale è che ci siano i polsini alla fine del pantalone. Non mi piacciono i pantaloni di tuta che finiscono dritti o un po' più larghi, oppure con lo spacchetto, proprio non mi piacciono. Altra mia gioia di quest'ordine, ragazze. Allora, vi dicevo, nell'ultimo periodo mi stanno un po' antipatiche le cose particolarmente strette. Ho un pantalone che adoro, che peraltro ho preso sempre su Amazon forse 2 anni fa, la mia gioia, quel pantalone, che ha proprio la forma che mi piace, cioè è bellissimo perché lo riesco ad abbinare bene con un po' con tutto, quello lo riesco ad abbinare con un tacco, lo abbino con le Dr. Martens, con tutto lo abbino col pantalone, è bellissimo. Ne ho trovato uno estremamente simile, fichissimo, bellissimo, sempre di un tessuto morbido. Questa ad esempio è una S, avrei potuto tranquillamente prendere una M, che probabilmente sarebbe stata proprio l'ideale. Questo mi va proprio preciso preciso. Allora, io credo che questo si possa indossare a vita alta, però a me questi modelli piacciono messi più in basso, in modo che poi il cavallo mi scende un pochino. Poi faccio il risvoltino qui sotto,
e sono proprio deliziosi. È da un sacco che sto cercando pantaloni come questo, faccio una fatica immensa a trovarli davvero, e per questo avevo pensato a un paio di maglioncini. Questo gioiello, guardate che meraviglia, con il colletto con tutti quanti gli strass, vedete, luminosi, bellissimo. E su quel pantalone sta veramente bene. Ah, cosa molto importante ragazzi, perché è una cosa che io guardo sempre nei maglioni, è molto morbido e fluffy, ma non è di quelli che spelucchiano, quindi non volano via pelucchi. Se io l'appoggio su un capo scuro, ecco, ad esempio prendiamo questo, se io l'appoggio qui sopra, qui non mi rimangono i pelucchi, ok? Quindi con quello indosso non divento una nuvoletta che perde pelucchi. Ecco, per me è una cosa fondamentale questa. Arriviamo al capo che dovrò rendere, perché io sono una rimbambita. Io ho visto, non pensavo fosse lo stesso modello. Considerate che io ho un maglioncino color senape, che mi vedete spesso perché è uno tra i miei preferiti, e anche dopo i lavaggi rimane morbidissimo, lo adoro. Avevo visto questo maglioncino dello stesso brand di quel maglioncino, ero convintissima che fosse diverso, simile sì ma diverso. È esattamente lo stesso ragazzi, solo io posso ricomprare le stesse cose, cioè mi piaceva talmente tanto che l'ho ricomprato. Comunque guardate, vi dico, di questi ce ne sono di diversi colori, dato che appunto ce l'ho da un bel po' e resiste benissimo ai lavaggi, è un maglione meraviglioso, resta morbido, vestibilità fantastica e tutto quanto, ve lo straconsiglio, perché è veramente molto carino, nella sua semplicità rimane comunque, vedete, particolare, perché anche la manichina fatta così è proprio bello questo maglione. E arriviamo quindi a quel buon proposito di non privarmi dei capi che mi piacciono, se voglio togliermi uno sfizio perché vedo un capo che mi piace particolarmente, ho preso due vestitini. Il secondo poi ve lo faccio vedere, secondo me anche con una calza e un maglione al di sopra lo riesco a sfruttare anche adesso. Questo invece è carinissimo, mi piace un sacco questo, l'ho provato con le Dr. Martens, quelle bordeaux, bellissimo, adoro. Quindi questo vestitino di Pepe Jeans, guardate che carino, cioè è delizioso perché poi qui sulla gonna tutte balze. Questo con un bel cinturone qui in vita, non so se più spesso o un po' più sottile, però veramente molto carino. E soprattutto è morbido, cosa fondamentale. E arriviamo quindi all'altro vestitino. E questo vi dico, secondo me proprio per come è fatto, posso sfruttarlo tranquillamente anche adesso. Basta mettere una calza nera al di sotto e anche volendo un maglione sopra. Così mi rimane praticamente la gonna al di sotto. Non utilizzate mai i vestiti in questo modo con i maglioni al di sopra? Sono carinissimi. Questa è la particolarità praticamente di avere questo filo qui che passa tutto attorno al girovita, che si può stringere in modo da enfatizzare il girovita, oppure si può lasciare morbido se lo volete proprio dritto. Un bel tessuto anche questo, poi mi piace tantissimo la stampa. Come sempre fatemi sapere nei commenti quali sono i capi che vi sono piaciuti di più e i capi che vi sono piaciuti di meno. Vi invito come sempre a guardare nel box informazioni. Vi ringrazio tantissimo per aver seguito anche questo video. Se vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e non vi dimenticate anche di iscrivervi al canale. Io vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!